Ciao a tutti amici di Cinematograph Film is Now. Come potete notare, anche oggi Venezia ci ha donato della meravigliosa pioggia e quindi no, purtroppo non sto partecipando ad un sequel o a un reboot di Cantando sotto la pioggia, ma sono qui per voi per farvi il recap di questa nuova giornata al Festival di Venezia. Il tema è stato ovviamente il nuovo film di George Clooney su Bourbicon, di cui ho parlato nei commenti di questa mattina. Mi avete visto tutta entusiasta ed infatti a me il film personalmente è piaciuto molto. Ma passati pochi minuti, poche ore dall'anteprima stampa, si sono iniziati a sentire anche dei pareri negativi ed è per questo che il tema è rimasto comunque su Bourbicon anche nel pomeriggio, perché a differenza di quello che almeno personalmente, ripeto, pensavo, il film ha diviso la critica. Infatti, anche se la bilancia tende maggiormente verso chi il film lo ha apprezzato, un certo manipolo di critica italiana ha trovato il film leggermente noioso, leggermente convenzionale. Del fatto che fosse convenzionale lo avevo anche accennato. Comunque, quali sono state le motivazioni che hanno mosso a queste critiche? Allora, ho fatto una piccola cernita prendendo da alcuni colleghi e essenzialmente, per farla molto breve, pensano che in Suburbicon manchi quella caratteristica dei Coen di rendere ancora più violenti i loro personaggi, ma violenti assolutamente nel modo pazzo dei Coen. E quindi dicono che si vede che se questa sceneggiatura è stata tenuta nel cassetto da tantissimo tempo, se non erro è dal 1999 che nessuno, infatti i fratelli Coen non hanno voluto girare il film per altro impegno, per chissà cosa. E quindi dicono che questo riprendere una sceneggiatura, rimaneggiarla, non ha giovato tanto al film di Clooney. È così, ripeto, posso parlare personalmente, ma anche per una buona parte di critica, perché ricordiamoci sempre che ha diviso, non è che c'è stata una parte che non è stato proprio netto. La maggioranza pensa che il film sia molto bello. È assurdo che ci siano queste critiche per un film che è stato girato con una cura veramente particolare, ma siamo così, ognuno ha la propria opinione ed il mondo è bello per questo. Ma adesso la domanda: qual è il vostro film preferito dei Coen e qual è la caratteristica che preferite nelle loro opere? Ditecelo nei commenti qui sotto e noi ci vediamo domani per commenti a caldo, ci aspetta una grande giornata domani, e per prossime recensioni e articoli. E un saluto dalla pioggia cantando, ciao!